ginnastiche, lui viene strappato e si ritrova nel suo corpo, no? Mi sembra che ero arrivato lì. Quindi lui si ritrova nel suo corpo, si rende conto che i suoi compagni sono invece irrimediabilmente morti, perché sono morti, sono già rigidi, sono già, perché ormai la morte stava facendo il suo corso. E lui si alza, si toglie la giubba che aveva sopra i vestiti, poi si toglie i vestiti, si toglie la camicia, eccetera. Si rende conto che tutti gli abiti che aveva addosso sono forati, hanno decine di fori davanti e gli stessi fori di dietro, quindi sono fori che hanno trapassato completamente il suo corpo. E quando poi finalmente a dorso nudo si rende conto che dove i proiettili sono entrati c'è un pochino di sangue rappreso, no? Che però poi lavandosi questo sangue si scioglie, va via e nella carne non c'è nessun segno, assolutamente niente. Quindi lui chiaramente va dai suoi superiori, spiega le cose perché naturalmente nessuno nel frattempo aveva ancora scoperto che c'era stata Questa diciamo imboscata, così, questa imboscata. questa intrusione del E nemico. quindi deve raccontare quello che è successo. Accenna appena al coso, dice probabilmente io sono stato solo ferito e quindi perché non ha voluto dare spazio a chiamiamole così fantasie, no? E difatti poi lui queste cose ci ha messo degli anni prima di poter raccontare poi quello che è successo. Lo racconta poi proprio nel periodo in cui poi Padre Pio è mancato. E quindi, anche perché sappiamo tutti che se io dovessi raccontare una cosa del genere, apro un Ma vespaio, sì, ovvio, ecco, come già dimmi. quando ci avevi raccontato di quella famosa fotografia della fotografa americana che è venuta qui. Sì, no, sono cose che purtroppo la Chiesa, Sono argomenti sensibili bene, e la Chiesa quindi. avrà le sue ragioni, è come la faccenda di Medjugorje, sembra quasi una barzelletta perché sono più di 30 anni che questa Madonna si fa vedere, ci sono milioni di esseri umani che sono diventati Mariani, come si suol dire, cioè amanti della Madonna, eccetera, quindi hanno addirittura cambiato la loro vita. Quindi, in ogni caso, queste manifestazioni hanno avuto un ritorno positivo perché la gente che ha avuto la fortuna di andare là, eccetera, è migliorata, ha sentito qualche cosa, eccetera. Ma la Chiesa, per carità. Per carità, non si può, è tutto Ma in. sì, comunque Va sappiamo bene, nel benissimo modo che questa è la realtà. è anche un po' come la politica, nel senso che sono territori di così facile anche Sì, manipolazione, che porta in un verso positivo o anche in un verso negativo, in il più delle realtà. volte, che quindi ovvio Noi sappiamo non è facile benissimo. legiferare su queste Noi sappiamo situazioni, benissimo anche in questi contesti. Lourdes e Fatima che razza di percorso hanno avuto di difficoltoso. Quelle povere bambine sono state messe in croce solo perché hanno avuto la fortuna di vedere la Madonna. Ma sì, è come quando vediamo un film fantasy, di fantascienza, dove c'è il ragazzo, la bambina o il personaggio che ha i superpoteri e subito improvvisamente Sì. l'esercito fa di tutto per catturarlo, perché questi poteri, se li analizziamo, magari ci servono per vincere la guerra Sì. puntualmente e non tanto per debellare le malattie. E Appunto, quindi ad ogni tutto il modo, mondo è paese. per arrivare al finale è questo, che
A un certo punto poi la guerra finisce, tutto a posto, eccetera, e lui decide, Io beh, mi chiedevo, l'ha rivisto poi Padre ecco, lui decide, Pio? devo andare a trovare Padre Pio, ma questa volta non gli scrivo prima per dirglielo, eccetera, Sì. no, parto, vado a Petralcina e vado a vedere Padre Pio. E difatti arriva al convento dove c'è Padre Pio. Probabilmente chiede ma ad ogni modo noi sappiamo che Padre Pio passava gran parte della sua giornata la passava confessando. Sulle confessioni di Padre Pio mettiamo un velo perché sappiamo di personaggi famosissimi che hanno deciso, sono riusciti ad arrivare a Padre Pio, a confessarsi davanti a Padre Pio, e tu non dovevi dire nulla a Padre Pio. Bastava che tu ti inginocchiassi nell'inginocchiatoio davanti a Padre Pio e lui sapeva già tutti i tuoi Tra peccati, l'altro, sapeva proprio tutto. perché spendeva quasi tutto il suo tempo Sì. nella confessione e nella preghiera, e per quello è venuta poi fuori anche la voce. Chi le scriveva tutte queste lettere? L'angelo custode. Naturale. Perché poi io ho letto anche cose delle recensioni di persone che hanno avuto la fortuna, perché anche lì dovevi essere fortunato, perché sappiamo che ormai era diventato un personaggio Padre Pio come appunto San Francesco, se vogliamo trovare un equivalente. E quindi non tutti potevano assistere alla sua messa quotidiana, ma la messa quotidiana di Padre Pio dice che aveva una durata media di 1 ora e mezza. Quindi neanche la messa di Natale noi riusciamo a seguire per 1 ora e mezza, e lui tutti i giorni celebrava la messa e dice la gente che ha assistito, che ha avuto questa fortuna, e dice che sembrava quasi, cioè era in estasi Padre Pio. Se tu lo avessi toccato, gli avessi dato anche una botta, non se ne sarebbe mai accorto, perché lui Diciamo stava celebrando la messa. Quindi in forma minore, come nonno mi raccontava Carlo Maria Giulini quando dirigeva l'orchestra. sì, beh sì, quello era un grande direttore d'orchestra. E lui arriva in questo corridoio, vede in fondo, lo vede Padre Pio, e dice, prima ancora di potergli arrivare vicino e farsi riconoscere, eccetera, Padre Pio l'ha subito inquadrato, l'ha riconosciuto, dice che ha aperto le braccia e fa, figlio mio, ha detto. Quindi si sono incontrati e dice che praticamente lui fa, io non ho neanche avuto, non avevo neanche avuto una grande possibilità di raccontargli quel che era successo, perché tanto sapeva già tutto, sapeva perfettamente tutto, nei minimi particolari, e mi ha detto, le prime parole mi ha detto, hai visto quanto è bello? Hai visto quanto è bello? Già quello diceva tutto, perché in pratica gli diceva tutto quello che lui ha visto. E poi però gli aveva detto, però figlio mio, speriamo che non capiti più qualcosa del genere, perché è stato veramente faticoso per me, ma è stata una cosa davvero faticosa. Quindi questo addirittura ti fa pensare che c'è stato il suo intervento. Quindi io immagino, quello che mi viene così spontaneo immaginare, quello che deve essere successo nel momento che Padre Pio è andato anche lui in cielo, che rapporto doveva esserci tra Padre Pio e Gesù? Doveva esserci un rapporto talmente intimo, non solo Gesù, anche la Madonna. Penso che in paradiso ci deve essere stata una festa particolare che si ricorderà tutti gli anni quando c'è l'anniversario della morte di Padre Sì, Pio. questo sempre perché, come Così, fantasia. ovviamente Gesù diceva, guardate che cioè,
la sua no, è diversa, non c'è il calendario. Però ad ogni modo questa è la storia in pratica. Se chiunque di voi non vuole credere ad una parola di quello che io ho detto, non penso che ci sia un problema, perché basta andare a controllare negli scritti di Padre Pio, nella storia di questo sacerdote, che aveva un nome e un cognome che io fino a qualche tempo, al tempo quando l'avevo letta per la prima volta, me lo ricordo, quindi c'ha un nome, un cognome, una persona. L'ultimo piccolo particolare è questo, che lui, appena finita la guerra, ha scritto una lettera ai suoi genitori, no? Il famoso mobile. Non gli ha raccontato niente di quello che gli era successo assolutamente, ma gli ha detto: ma mamma, perché avete spostato quel mobile? E allora a stretto giro di posta riceve una risposta da sua mamma che gli dice: ma scusa, devi spiegarmi una cosa, come fai a sapere che tu non sei mai venuto qui? Da quando sei sotto le armi non sei mai più venuto qui, come fai a sapere che noi abbiamo spostato quel mobile? Ed ecco qui abbiamo un'altra prova, se vogliamo. No, ma in effetti adesso a me piacerebbe raccontare, ma senza però andare nello specifico, perché non mi interessa, non ci interessa, eccetera. Però quando mamma è mancata abbiamo sofferto tutti in particolar modo, perché è ben vero che per 7 anni, cioè noi abbiamo assistito mamma per 7 anni. All'inizio di quei 7 anni i dottori ci hanno detto: preparatevi spiritualmente, perché la signora al massimo vivrà 6 mesi circa, perché col cuore in quelle condizioni una persona non può. Ed è stata con noi 7 anni. Quindi ci siamo poi sempre un po' abituati che tutti gli acciacchi, tutti i problemi si potevano risolvere anche quando finiva all'ospedale. Quella volta che, appunto, quel tragico giorno in cui è tornata all'ospedale, anch'io quando l'assistevo tutte le notti, e mi è morta in braccio anche 3 volte, voglio dire, e ho visto un'eccellenza ospedaliera di dottori, di dottoresse, di infermieri, eccezionale, perché mi è mancata con questi arresti cardiaci praticamente 3 volte in braccio quando le facevo le notti. Ma io dico, ma secondo me non passava neanche, perché poi ovviamente io urlavo quando succedeva questo, no? E schiacciavo il pulsante, io ero subito attorniato nel giro di neanche un minuto attorno a mamma, e poi mi buttavano, cioè gentilmente mi dicevano di stare fuori. Ma in quel momento sembrava un film, attorno a mamma c'erano 20 dei più eccezionali e delle più eccezionali dottoresse, chirurghe, chirurghi di emergenza, sì. E che me l'hanno fatta sopravvivere per 3 volte, tra l'altro in maniera miracolosa, perché poi l'ultima volta sei arrivato te e mia sorella, e mamma poi è morta proprio in braccio a te. Nel senso che sono riusciti a salvarla anche in quell'ultimo attimo, che se non fossero riusciti, voi due arrivavate che mamma era mancata. Sarebbe stato terribile. Mentre invece è stato veramente di una gioia intensa, perché io le sono stato vicino tutta la notte. E poi io adesso ho difficoltà, devo fare attenzione a parlare, non devo andare nei particolari, perché se vado nei particolari poi piango, quindi, perché noi non possiamo accettare la morte, io stesso non l'accetto. Sono già andato vicino al pianto, adesso mi sto allontanando, sto pensando ad altro, alla cioccolata, alla brioche che non posso mangiare perché sennò mi fa male, eccetera. Mi mangerei un bel pezzo di cioccolata, ecco, devo pensare ad altro. Ma tornando invece al discorso del miracolo, il giorno in cui mamma è mancata e uno di noi rientra in casa e vede su quel tavolo della cucina quello che ha visto, non è che siamo stati a fotografarlo, non è che siamo stati a raccontarlo, però quello è capitato. E perché doveva capitare? È anche una cosa poi
difficile da spiegare, perché io adesso che ci penso dico, mamma avrà fatto questo perché era l'anima anche dell'economia, è stata per 50 anni l'anima dell'economia, ti ha sorretto proprio nelle scelte Se non economiche. c'era Tutte lei. le sciocchezze che tu hai fatto, grazie a mamma, sono diventate meno sciocche, insomma, perché è riuscita a metterci una pezza. Quindi noi, anche noi bambini, anche qui per dire l'amore, il buon cuore dei genitori, noi bambini che siamo inflazionati dalle mode, dalla televisione, dai compagni che entrano in classe col giubbotto che si chiama così, con le scarpe che si Ma chiamano persino il colà. Esatto. diario doveva avere una certa. E lei è riuscita sempre a darci dei vestiti rattoppando le cose che ci arrivavano dai parenti morti o dai parenti che dismettevano. Quindi io stesso ho creato con quelle giacche che ho ricevuto dai miei zii, eccetera, che mamma mi metteva a posto, il mio simbolo, no? Perché non è che mi mancava il giubbotto che costava caro che volevo comprare, perché comunque mamma mi aveva fatto quello ed era molto più importante del giubbotto che hanno tutti, perché quello ce l'avevo solo Sicuramente. io. E quindi entriamo praticamente in cucina. Abbiamo visto attorno al praticamente c'era un tavolo in cucina dove nell'angolo di questo tavolo contro il muro sempre c'erano i mucchietti delle monete, no? A quelle di che lo chiedeva Esatto, Emanuele. perché, esatto, sì, perché lui si svuotava tutti i giorni, ma da anni che vive qua aveva questa abitudine. Mi svuoto le tasche e le monetine le butto lì nell'angolo del Le monetine tavolo. di rame, quelle che Esatto, avevano il tutte le conto. monetine sono lì. E allora, quel giorno lì in cui abbiamo pianto, abbiamo sofferto, eccetera, e in qualche modo dobbiamo ricominciare, ma non avevamo nessuna intenzione di ricominciare, entri in casa e vedi esattamente un cerchio in mezzo al tavolo della cucina, con tutte queste monete messe in un perfetto cerchio. E non siamo stati lì a fotografarlo, non siamo stati lì a prendere il compasso per vedere che era il cerchio. Scusate, questo è l'avviso della pastiglia che devi prendere. E per di più, le monetine erano messe, prima quelle da un centesimo, da 2 centesimi, da 5 cent, da 10, da 20, da 50 e poi quelle che c'erano da 1 euro fino a quelle da 2 euro. Quindi messe anche con questo perfetto ordine. E questo cerchio poi scende giù. C'è una linea che Ha una scende. linea che scende giù. E quindi allora noi a dire, mamma, ma vai fiori. No, a parte, cioè, la cosa che noi abbiamo pensato è, mamma ci ha dato un gesto che esiste. Perché noi che poi qua, appena è mancata, abbiamo cercato simboli dappertutto. Insomma, erano settimane che era buio, tempo uggioso, si è aperto uno squarcio del cielo. No? Ma Luca, scusa te che ti interrompo. Quella del telefono, sì. No, quella delle. Sai che tutte le volte che ci mettevamo a tavola, mamma, ma sempre questo, tutti i 7 anni è successo, tutti i giorni, con tutto che io cercavo di fare tutto bene, c'era sempre quello che era proprio la mia pecca. E Aurelia si sedeva a tavola e diceva: Giuseppe, mi dai il tovagliolo per Ah, è piacere? vero, sì. Ebbene, il giorno del funerale io ho aperto per caso, perché non lo apriamo quasi mai quel cassetto, il cassetto dove ci abbiamo dentro i tovaglioli, perché siamo talmente abituati che A invece usare del ormai lo tovagliolo Scottex, usiamo lo usiamo sempre lo Scottex Scottex, e quindi esatto. non usiamo più tovaglioli, Questo qua, questo qua. usiamo questo. E quindi E mamma ci teneva, sì, al io tovagliolo, sì. apro quel cassetto e trovo sopra e quando noi ci siamo sposati, c'è una famiglia, non ricordo chi, ci aveva regalato due belli, era uno dei pochi regali belli che abbiamo avuto. Due portatovaglioli d'argento con scritti in In corsivo carattere inglese, sì. Aurelia e Giuseppe, no? Esatto, Era un bel regalo, difatti l'abbiamo sempre utilizzati noi. sì. E quindi io apro quel cassetto e vedo il mio tovagliolo, vedo i vostri piegati così alla cavolo come si piegava, come piegavamo noi, e vedo quello di mamma, ma lo giuro, perché io forse non ho gridato ai 720 quello che ho No, ma visto. perché non l'abbiamo mai Ecco, fatto. però io apro quello e vedo
il tovagliolo di mamma. Subito lì, appena aperto, vedo il suo tovagliolo con il portatovagliolo d'argento, e sopra il portatovagliolo d'argento una tovaglietta grande così, che non so che cos'era, forse era un sottopiatto, una cosa del genere, piegata bene in quattro e messa sopra, copriva esattamente la parola Aurelia. Quindi chi l'ha messo quello? Nessuno? No, nessuno, nessuno. Ma infatti noi abbiamo avuto queste espressioni manifeste di esistenza di mamma in queste rappresentazioni fisiche. Sì, no? Anche perché poi questo cerchio con la linea che può ricordare un fiore, c'è una riga e un cerchio, sì. Poi anche qui la stranezza di queste monete messe in questa... Poi abbiamo cercato anche di informarci, qualcuno di noi ha scoperto che leggendo altre storie tanti hanno detto che succedono queste cose delle monete, va a capire. Comunque, voglio dire, oggettivamente è successo, oggettivamente nessuno di noi se l'ha inventato, oggettivamente se n'è andata una persona che ha amato tanto, che è stata tanto amata, e quindi forse è stata la forza dell'amore che ha fatto questo, perché noi eravamo completamente disperati, non volevamo più fare niente, mancava un mese a Natale, ma chi voleva farlo a Natale? E ma quindi, poi c'è il suo, non dobbiamo, scusa, sì, no, vai, sicuramente. Quello che non dobbiamo dimenticare, perché in questi giorni anche io mi sto preparando al di là, no? In un certo senso, sì, vabbè, non mi interessa che no, certo, tra un mese, devi ancora raccontare un bel po' di cose, quindi. Ecco, però psicologicamente mi sto preparando e quindi sto leggendo alcune cose che possono aiutarmi, no? E ho letto due o tre racconti di una suora, una di quelle suore che sono 20 anni che va a Medjugorje, quindi è proprio dentro l'ambiente, e ha parlato dell'importanza degli angeli custodi, e dice che la stessa Madonna aveva chiesto a un gruppo di persone: scrivete una lettera al vostro angelo custode, che io domani le ritirerò tutte e le porterò direttamente ai vostri angeli. Quindi l'angelo custode noi non siamo abituati, perché da bambini ce lo dicono, poi chi è che si ricorda che abbiamo un angelo custode? È una cosa che non diamo molta importanza sicuramente. E invece gli angeli custodi, io adesso che mi sto appassionando anche a questo problema, a questo fatto, gli angeli custodi, Dio è una cosa fantastica se uno ci pensa, perché dice che Dio, quando nasci, ti mette vicino il tuo angelo custode. Il tuo angelo custode è il tuo angelo custode per l'eternità. Non è che quando tu muori questo angelo custode dice: ormai sei morto, sei andato in cielo e io adesso andrò a fare l'angelo custode di un altro. No, per quell'altro che nascerà ci sarà il suo angelo custode. Quindi quando tu muori l'angelo custode ti accompagna, ti porta in cielo e rimane vicino a te, no? Se poi tu sei una persona buona che merita di rimanere nel cielo, in paradiso, eccetera, l'angelo custode sarà con te. Ma questo angelo custode può fare delle cose che tu come spirito, come anima, perché hai sentito che lui ha cercato di comunicare ai suoi genitori che era morto, e come anima non ha potuto dirgli niente, no? E quindi, però l'angelo custode sì, se lui in quel momento avesse detto all'angelo custode, al suo angelo custode, puoi avvertire tu i miei genitori che io sono morto, l'avrebbe fatto, lui l'avrebbe fatto. Quindi l'angelo custode può fare delle cose fisiche che tu come anima non le puoi fare. Vabbè, ti ricordi il film Ghost, quello che io amo? Vabbè, ovvio, tu sei incernierato, ecco, su queste però, passioni, perché... Però noi anche nel film vediamo che quello è un film. Ma sì, sì, sì. Però vediamo che lui come anima vorrebbe comunicare con la sua certo, amata, certo, sì, sì. E non riesce perché non può. E quindi mamma
non solo ci ha fatto vedere quella storia delle monetine, poi ci ha fatto, con le stesse monete, ci ha fatto vedere l'albero di Natale, perché noi non volevamo farlo, perché lei voleva, lei voleva. Sì. E poi c'era questa famosa zuppiera antica, ma infatti, che sì. Questa qui è fantastica. No, questa zuppiera purtroppo è sparita, cioè era sparita da anni e da tempo. E in questo momento dietro papà c'è il contenitore che noi abbiamo sempre avuto, ma anche in questi ultimi 7 anni con mamma, sì, dove noi mettiamo le noci. Però di legno. Ed è un contenitore di legno. Ed è esattamente qui. È questo. Noi questa zuppiera l'abbiamo cercata dappertutto, dappertutto e dappertutto. Cosa è successo? È successo che a un certo punto, ecco, un mattino, io vengo qua e dico, ma che strana questa cosa, io me la ricordavo così questa cosa. E invece qua c'era un bordino di ceramica bianco. Ma che strano, perché c'è un bordino di ceramica bianco? Perché qui dentro si era materializzata la zuppiera antica della stessa identica circonferenza di questo col bordino bianco che faceva la battuta qua, che cercava mio fratello da anni e che mamma aveva detto tante volte che c'era. E quindi io mi dispiace non aver potuto, dato che io amo la fantascienza, vedere il momento in cui qua magari tutto si metteva a brillare e si materializzava questa cosa, perché semplicemente l'abbiamo ritrovata. Cioè la cucina è il primo posto che noi è sempre stata così, non con la cosa di ceramica. Adesso non la vedete perché poi abbiamo chiamato Manuele e gliel'abbiamo data, però per dirvi, ecco. Ma poi non è che vi stiamo dicendo queste cose perché qui tutti i giorni capitano cose così, no, era solo per dare un conforto fisico e oggettivo su certe cose che io penso che capitano anche a tantissime altre persone, e che semplicemente se si manifestano e capitano ce le teniamo per noi, perché sono dei piccoli segnali o dei grandi segnali che stanno a voler significare che la potenza dell'amore va oltre la morte. È come l'altro, e dà conforto ai vivi che rimangono qui, probabilmente anche con questi, l'altro fatto, mamma con queste piccole mi cose aveva già comunicato una volta, strane, che io avevo questo vizio quando mi alzavo al mattino, c'avevo il cellulare vecchio che avevo. Ah, papà, aspetta che qua siamo già, vabbè, finiamo questo che siamo ormai sulla mezz'ora. Ad ogni modo, avevo questo cellulare, io al mattino mi alzavo, appoggiavo il mio cellulare spento Ma è per caso dentro quel cassetto adesso? No. Beh, da qualche parte è il mio vecchio cellulare. Sì. E lo appoggiavo spento sul bordo del tavolo, mi preparavo la colazione, mangiavo. E lui no? No, questo era il primissimo. No, deve essere di là, in una scatola di là. E ad ogni modo, e quindi lo appoggiavo lì, spento, mi preparavo la colazione e poi attaccavo il cellulare, tanto io non ero un patito delle come si chiamano, i messaggini, gli SMS. Non è che io al mattino dovevo accendere per vedere se qualcuno mi aveva scritto, non mi ha mai scritto nessuno. Perché la letterina, la notifica. No, non c'era nessuna notifica, grazie a Dio. Poi adesso con quello che ho adesso... Ora hai imparato su Facebook, Messenger. Io sono juventino e allora... va bene. Poi. E quindi il mattino del funerale, quindi il giorno dopo che le è mancata, 2 giorni dopo, il mattino del funerale, no, il mattino dopo il funerale, perché il mattino del funerale c'era il funerale, eccetera. Per carità, sì, il mattino dopo è stato il mattino più difficile perché sei andato a dormire. No, no papà, no, senti, non piango. Siamo sulla mezz'ora, papà, forse è meglio chiudere perché qua succede davvero un disastro drammatico. Ma ci stanno poi un altro, solo 10 minuti. Ma vabbè, sì. Perché così finisco. Così finisci, un attimo. Riprenditi, magari ti mandi un pezzo di cioccolato. No. Devi mangiare la pastiglia, prendiamo la pastiglia. Boh.